Rabbia anche verso lo Stato, paura di una nuova alluvione, fatica per la burocrazia che ostacoli i risarcimenti, preoccupazione per i quartieri colpiti, gratitudine verso chi ha aiutato. Sono questi i sentimenti che oggi prevalgono fra gli alluvionati. La Caritas della diocesi di Fenze-Modigliana, che comprende anche Russia e buona parte della Bassa Romagna, presenta la ricerca condotta sul territorio diocesano ad un anno dall'alluvione. Accanto alle emozioni ancora forti per quanto avvenuto lo scorso maggio, vi è una realtà fatta di moltissime famiglie che ancora non sono rientrate nella propria abitazione. Di lavoro perso, fortunatamente pochi casi, a causa di frane o allagamenti, di risparmi utilizzati per far fronte ai danni. Abbiamo analizzato vari aspetti. Sull'aspetto abitativo mi ha colpito che nei quartieri alluvionati, dopo l'alluvione, 3 persone su 5 sono dovute uscire di casa e ad oggi, noi il questionario diciamo l'abbiamo, la compilazione l'abbiamo chiusa a metà aprile, il 24% non era ancora rientrato in casa. Poi abbiamo analizzato la parte più lavorativa e anche qui è cambiato da un banale aumento di smart working a difficoltà a raggiungere la sede e 10 persone hanno proprio dichiarato che a causa dell'alluvione hanno perso il lavoro. Spiegando più svariati motivi, lavorava in un ristorante che ha dovuto chiudere, hanno spostato la sedia e non avevo i mezzi per raggiungerla. A proposito dei mezzi, la situazione delle auto, qual è? Effettivamente in molti hanno perso l'automobile, sappiamo che c'è stata anche un po' confusione, non sapevamo com'era la nostra mappa, soprattutto di Faenza, quindi gente l'ha spostata proprio magari nei luoghi che poi sono stati più alluvionati. Sono riusciti in molti a ricomprarle, ma abbiamo 33 persone che dichiarano io dovrei ricomprarla, ma al momento non ho le possibilità economiche. Poi abbiamo fatto anche una riflessione più sulla famiglia e su come stiamo. E abbiamo un 66% che dichiara di provare ansia e stress derivante dall'esperienza dell'alluvione. In molti hanno pensato che potrebbe essere utile un percorso psicologico. 90 dichiarano che l'hanno proprio iniziato. E alla domanda c'è un evento particolare che ti ricorda l'alluvione? Beh, moltissimi parlano della pioggia, delle allerte meteo. Quando mi muovo per casa mia cerco cose, mi viene in mente che me le ha portate via l'alluvione, certi quartieri della città. Però molti indicano la sera, quando vado a letto, quando devo prendere sonno, diciamo quando la mente dovrebbe essere più libera, punta in questo evento traumatico. Circa 110 persone hanno dichiarato che hanno problemi ad addormentarsi, quindi soffrono disturbi legati al sonno. Quindi non siamo arrivati ancora a un punto. E l'obiettivo infatti di questa indagine, sostenuta anche dal comune, era un po' di prendere il polso e poi dal di qui capire come procedere per stare vicino a tutta la comunità. Stiamo aspettando il 30 giugno che la struttura commissariale e la regione presentino il piano di messa in sicurezza del territorio. Come vive la popolazione alluvionata a questo aspetto? Molte persone hanno proprio portato delle riflessioni puntuali e quando ci sono state domande come vedi il futuro della tua città, e in vari hanno scritto finché non ci saranno casse di espansione adeguate il problema resterà, oppure diciamo che lo sconvolgimento vissuto per l'alluvione ha portato a cercare di controllare il più possibile e quindi controllo proprio dei letti dei fiumi, della sistemazione degli argini e ho notato comunque la consapevolezza che non è la natura che ha fatto una cosa strana, la natura ha fatto il suo corso, c'è la consapevolezza che siamo noi uomini che non ci dobbiamo sentire padroni, ma parte integrante della natura. Nei mesi scorsi appunto è stato inaugurato il Ponte Beli, che ha ricollegato il borgo con il centro storico di Faenza, però il Ponte delle Grazie rimane sempre un simbolo per i faentini. Sì, infatti il Ponte delle Grazie e altre persone hanno citato Via Lapi come due simboli della città e dell'alluvione. E alcune persone hanno proprio detto finché non sarà a posto il Ponte delle Grazie, Faenza non sarà più quella di prima.